Te lo dico sinceramente, parlarti di allenamento in quarantena mi fa un po' sorridere, perché io sono anni che non metto più piede in una palestra e sono anni che ho deciso di dedicare il 100% della mia attività professionale ad insegnare alle persone ad allenarsi a casa senza attrezzi, quindi a corpo libero, senza avere la necessità di andare in palestra o di rivolgersi a un istruttore. Quindi è il mio pane quotidiano. Stiamo vivendo un periodo di difficoltà a causa del coronavirus e siamo in questo momento costretti a stare a casa. E gran parte delle persone che abitualmente si allenano in palestra sono un po', tra virgolette, nel panico, sono preoccupate perché non possono allenarsi. E magari vengono anche viste in malo modo dalle persone che non sono solite a allenarsi, perché queste persone dicono che ci sono cose più importanti. Ok, ci sono sempre cose più importanti, ma ritengo che in questo momento, più che in altri momenti, sia fondamentale allenarsi, continuare ad allenarsi, non solo per mantenere una buona salute, una buona efficienza corporea, ma anche e soprattutto per lavorare sulle emozioni, per lavorare sulla mente, per buttare fuori lo stress, per produrre le famose endorfine, che sono gli ormoni del piacere, gli ormoni del benessere. Quindi questo video serve appunto per darti qualche dritta per continuare a farlo anche a casa. E ti voglio dire tre cose. Cosa numero uno: allenati almeno 30 minuti a casa dove sei, perché 30 minuti è il minimo sindacale appunto per produrre le endorfine. E se non hai la più pallida idea di cosa fare, sei cascata benissimo, perché vai a girare nel mio canale, nelle varie playlist, e troverai centinaia di esercizi che puoi fare a casa senza attrezzi e addirittura degli allenamenti completi da mezz'ora, dove dovrai semplicemente schiacciare il tasto play e seguirmi nell'allenamento. Ripeto, sei cascata benissimo. Cosa numero due: dedica del tempo, oltre all'allenamento fisico, anche all'allenamento, diciamo, della mente, un po' dello spirito. Come? Facendo delle visualizzazioni, delle meditazioni. E se non sei in grado, non hai la competenza, o meglio la competenza, non l'hai mai fatto e non sei in grado di farlo, dedicati alla respirazione lenta e profonda. Scegli una musica che ti rilassi, una musica rilassante, te la metti nelle cuffiette. Trova una stanza magari in penombra, tranquilla, dove nessuno ti rompa le scatole. So che in questo periodo in cui tutti sono a casa magari si fa fatica, ma a rischio di chiuderti in bagno, fermati un attimo a respirare lentamente, profondamente, inspirando dal naso e lasciando fuori l'aria che esca fisiologicamente dalla bocca senza nessun tipo di sforzo. Inspiri dal naso profondamente e lascia andare. Questo per 5-10 minuti con una musica rilassante. Vedrai che ti aiuterà a buttare fuori un po' di stress, un po' di ansia, a vivere meglio questo periodo. Ed infine, terzo consiglio che ti do è usare il tempo che hai a disposizione, perché magari stai lavorando meno oppure sei a casa dal lavoro. Sfrutta questo momento per colmare questa magari tua ignoranza specifica. Se ti sei sempre allenato in palestra, scopri il magico mondo dell'allenamento a casa, no? E migliora la tua consapevolezza. In che modo? Magari guardati tutti i video del mio canale. A tal proposito, se non ti sei ancora iscritta, clicca qui sotto sul tasto iscriviti, e in modo da non perderti nessuno dei miei futuri video. Ti stavo dicendo, sfrutta questo periodo per fondamentalmente diventare una persona migliore, per diventare una persona più consapevole, per diventare una persona che in questo ambito ne sa di più. Ok? Queste sono le tre cose che puoi fare subito, e puoi fare anche una quarta cosa. Se vuoi veramente fare qualcosa di serio, di concreto, seguire un programma passo dopo passo che ti porti a migliorare tantissimo la tua situazione attuale, non posso non dirti che ho aperto un'accademia online che si basa proprio su questi principi, sull'allenamento a domicilio, a casa, della durata massima di 30 minuti, e anche tutto un percorso di miglioramento della tua consapevolezza alimentare. Quindi ti insegnerò ad alimentarti anche bene e a gestire le tue emozioni, a gestire i tuoi pensieri, e aiutandoti ad andare a disinnescare tutti i meccanismi di autosabotaggio che spesso ti portano a non fare quello che sai perfettamente dovresti fare.
Ok, per questo video è tutto, come sempre se vuoi commentare sarò felice di risponderti e un like se questo video ti è piaciuto, a me fa sempre piacere. Ci vediamo alla prossima e buon allenamento anche in quarantena.